nella vita di tutti i giorni ci capita di saltare degli ostacoli, anche perché la vita è fatta di ostacoli fondamentalmente, e noi dobbiamo prendere una rincorsa, uno slancio. Subito non ero contenta e gli ho detto che mia figlia deve studiare. Allora abbiamo fatto un patto, ho detto mamma, fammi andare, però se prendo meno di 9 o 10 non vado più. Sto studiando per diventare una chirurga pediatrica. La mia vita ruota principalmente intorno a questo campo. Mia moglie lavora qui vicino, le mie figlie vanno a scuola qui vicino. E quindi mi sono creato un ambiente ideale per raggiungere dei grandi obiettivi. Guarda che mamma, è stata la prima olimpionica della famiglia. Fino a poco tempo fa per me correre era un divertimento, una passione. Poi si è evoluto e adesso è diventato proprio una cosa più professionale, se vogliamo chiamarlo. Mi sto librando nell'aria, mi sto librando nell'aria. Volo come un aeroplano, volo come un aeroplano. E aspetto che mi raggiungi, e aspetto che mi raggiungi. Era tutto così semplice, non c'era nulla di complicato, non c'era un pallone da seguire, uno schema, dipendeva tutto da te. Lui è stato un po' capriccioso, perché mi faceva rispetti, andava nel campo. E un giorno che fece? Chiusi tutto e incominciò a scavalcare. Quest'anno rappresenta uno degli anni più importanti della mia vita agonistica. Ci sono i campionati italiani, i campionati europei. Una volta fatto questo si arriva al grande obiettivo stagionale che sono le Olimpiadi. Una volta lì ci sono solo quei piccoli 10 ostacoli in gara e basta. Il gradino più basso va bene uguale. Mi sentivo comunque più alto, mi sentivo comunque il primo quella sera. Mi emoziono ancora oggi a distanza di 4 anni. Il segreto è dentro di me, il segreto è nel mio cuore, il segreto è nella mia testa, di riuscire, di credere, di sognare.